io non l'ho ancora visto, poi infatti sono sceso a piedi. Adesso sono fin qua e devo arrivare in centro, spero di arrivare a quelle 10, ma non sarei dubbi. C'è chi arriva in ritardo, ma anche chi rimane isolato. Il servizio d'autopostali, ad esempio, ha dovuto sospendere tutti i nuovi collegamenti verso il Marcantone. Unica alternativa, il taxi. Dovevo andare a Pazzallo con la macchina, taxi ha detto 2 ore, adesso dovevo andare all'ospedale, taxi ha detto 1 ora e mezzo. In tilt pure l'aeroporto di Agno, dove tutti i voli sono stati cancellati sino a nuovo avviso. Un'autentica odissea pure spostarsi con la ferrovia. Nel pomeriggio i treni interregionali tra Bellinzona e Locarno sono stati annullati e i ritardi aumentavano ovunque man mano che il tempo passava, tant'è che i viaggiatori da nord sono stati dirottati verso l'Hochberg. Volevamo andare all'aeroporto di Malpensa, ma è tutto pieno ed ora non sappiamo cosa fare e stiamo qui ad aspettare. Come stai qui? Vedi? E ad aspettare oltre 4 ore sono stati costretti anche i passeggeri giunti alla stazione di Chiasso, dove a causa della neve che intasava gli scambi, i convogli sono rimasti a lungo bloccati. E a paralizzare ulteriormente il traffico, l'incidente è avvenuto alla stazione di Lugano, dove un treno merci ha travolto un'auto rimasta sul passaggio a livello, ma per fortuna il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo per tempo. Treni in ritardo, lunghe attese, com'è al momento la situazione? Buonasera a voi. Guardi, attualmente la situazione è la seguente: l'orario non può più essere mantenuto, quindi i treni non viaggiano secondo orario, viaggiano a livello di traffico regionale con forti ritardi. Quello che si sta cercando di fare adesso, visto che, come è stato anche giustamente riferito, la situazione è peggiorata nel corso del tempo e le precipitazioni nevose continuano, è riuscire a trasportare i viaggiatori cercando di fare circolare i treni regionali. Stiamo cercando di applicare questo concetto sia sulla Bellinzona Lugano-Chiasso che sulla Bellinzona Locarno. Bisogna poi dire che a livello di traffico internazionale, il traffico internazionale è sospeso sia sull'asse del Gottardo che sull'asse del Lötschberg-Sempione, mentre il traffico lunga percorrenza nazionale è solo garantito dagli interregionali che da Zurigo e Basilea giungono a Locarno. Anzi, non a Locarno, a Bellinzona, perché anche qui i treni sono stati fatti girare a Bellinzona per problemi di manovra locale. Alessandro Malfanti, per chi deve recarsi oltre il confine verso l'Italia? Verso l'Italia noi sconsigliamo di mettersi in viaggio attualmente e di attendere che la situazione sul fronte meteorologico migliori. E un consiglio più generale a tutti quanti avrebbero voluto utilizzare il treno nelle prossime ore? Ma guardi, nelle prossime ore a livello traffico regionale, come le dicevo, cerchiamo di mantenere un servizio. È subentrato un problema supplementare, che è quello dell'accumulo di neve attualmente sui tetti dei treni regionali, che hanno causato in alcuni casi dei cortocircuiti e quindi hanno bloccato il treno. Quindi anche in questo caso, se non c'è veramente una necessità di viaggiare, consigliamo alla nostra clientela di non prendere il treno.